dal consigliere Fiore, sappiamo bene. Salvatore Bottone non ha fretta. Il sindaco di Pagani ha aperto da tempo al dialogo con tutte le forze politiche presenti sul territorio. Questo per cercare di allargare il raggio d'azione e per ricevere proposte al fine di arrivare all'obiettivo comune, quello di una città più vivibile, migliore. Si discute col Partito Democratico, ma non solo. Si parla di una rimodulazione della giunta, ma anche qui l'attesa è giustificata dal fatto che Bottone non vuole sbagliare le mosse, cercando di inserire i tasselli giusti al posto giusto. La politica è sempre un divenire, è quando si fa tra persone serie, persone che ragionano, persone che hanno interessi unico, un unico interesse, ovvero la città di Pagani. Da lì si possono creare ampi scenari di condivisione di percorsi amministrativi e politici. Stiamo ragionando, stiamo valutando, faremo poi anche le giuste pubblicazioni, ecco, le giuste notizie attraverso di voi per poter rendere poi edotti i nostri concittadini su quella che è la strategia amministrativa e politica. Si è fissato dei tempi in tal senso? No, la politica non ha i tempi. I tempi li ha la parte amministrativa, l'amministrazione non può fermarsi, quindi la giunta e altre cose sono a parte da quello che è l'aspetto politico. Tra i nomi nuovi per l'esecutivo che verrà era circolato con insistenza quello di Pasquale Sorrentino. Il consigliere comunale però ai nostri microfoni ha smentito categoricamente questa eventualità. A me sembra legittimo che il sindaco si affacci a guardare qualsiasi cosa possa aiutare questa città ad essere meglio amministrata. Se attualmente il governo provinciale, regionale e nazionale di centrosinistra, credo che il sindaco faccia bene a guardare da quella parte, per il semplice fatto che comunque è un'amministrazione caratterizzata da liste civiche per tre quarti e quindi tutto ciò che fa bene di questo paese secondo me va fatto. Pasquale Sorrentino e il suo inserimento in maggioranza, c'è la possibilità che nella rimodulazione di giunta che Bottone ha già annunciato possa esserci un ruolo? Lo escludo categoricamente, non ricoprirò nessun ruolo di assessore. Il mio contributo lo darò da consiglio comunale nel consiglio comunale che è l'assise che preferisco.